Eccoci qui a Primo Piano, oggi parliamo della quarta edizione della Festa della Musica a San Michele di Ganzaria, manifestazione organizzata dall'Arci Ganzaria, e per parlare di questo abbiamo ospiti in studio Salvatore Nicastro e Gabriele Gentile, appunto dell'Arci Ganzaria, organizzatori dell'evento. Ciao Salvo, ciao Gabriele. Iniziamo con Salvo, e se ti puoi avvicinare il microfono, benissimo, poi magari lo passiamo a Gabriele. Allora, parliamo di questa quarta edizione della festa. Sì, la festa si terrà domani sera sempre all'auditorium dell'ex stazione San Michele di Ganzaria. All'inizieremo verso le 19 con l'allestimento del mercatino, con gli circostanti all'aria, con sempre la musica in filo diffusione. Inizieremo poi con dei gruppi locali, verranno anche la band di Caltagirone, il Reggae Connection Band, per poi continuare con i Giuffà, che è appunto lo special guest della serata. In seguito poi continueremo anche con l'area DJ set, che è sempre fatta dai Reggae Connection Sound. Bene, ha un tema quest'anno la quarta festa, ogni anno inizia che ci sia un tema, sì. Quest'anno il tema qual è? Lo chiediamo a Gabriele. Quest'anno l'edizione è dedicata a Ettore Iannacci, cantautore italiano da poco morto, e appunto è intitolata Si potrebbe sperare tutti in un mondo migliore dalla sua canzone famosa L'incantamento. Come ogni anno l'Arci Nazionale decide di dare un tema, quest'anno si è deciso di dedicare questa edizione a Enzo Iannacci, e noi ovviamente l'edizione, oltre ad essere dedicata a Enzo Iannacci, è collegata e sposiamo la causa Non Muos. Per quanto riguarda il luogo, l'auditorium dell'ex stazione, ovviamente l'ingresso è libero, quindi sarà la possibilità non solo di guardare un bellissimo spettacolo, ma anche di prendere un panino, ci sono degli stand dove rinfrescarsi. Soddisfare i piaceri della gola, quindi insomma organizzata mi sembra abbastanza bene, avete previsto come sempre tutto, ma voglio sottolineare l'aspetto musicale, che è fatto da giovani giovani che amano la musica, che sposano la musica la rielaborano secondo il proprio stile, le proprie capacità, e ci riescono molto bene. Ricordiamo anche che la serata sarà registrata e poi trasmessa da noi di Radio Rete Centrale domenica 8 settembre a partire dalle ore 15. Allora, in chiusura, dopo i saluti, andremo ad ascoltare una canzone dei Giuffà. Sì, Ecco, Brucia, che tema ha questa canzone? Questa canzone parla un po' del caldo siciliano e di quello che succede quando arriva il caldo e come fa un po' spaesare la gente del posto. A bacche, diciamo. Va bene, Salvatore, per chiudere l'invito ufficiale di Arci Ganzaria ai giovani, ma non solo, direi. Ai giovani in particolare, ma non solo, perché la festa... Ci aspettiamo tutti, perché la festa, appunto, come hai detto tu, è organizzata dai giovani, soprattutto anche per i giovani, ma anche per i meno giovani, per chi si sente anche un animo più giovane. Quindi abbiamo tutto il necessario, buona musica, bella gente, divertimento. Tanto passeggio, tanto sì, divertimento. Sì. Bene, a partire dalle ore 18, quindi da domani 19, diciamo, con l'apertura dei mercatini, poi in seguito i band locali, e in seguito continueremo con i Giuffà, per poi chiudere con il DJ set. Ingresso libero, più di questo libero. Non si può. No. Va bene, quindi bocca al lupo per la manifestazione e... Poi avremo modo di ascoltarla anche qui in radio, però l'invito è quello intanto di gustarla dal vivo a San Michele di Ganzaria domani sera. Grazie per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia dei Giuffà. Brucia, brucia, come brucia, su questo asfalto non si può camminare. Brucia, brucia, come brucia, sotto questo sole io voglio danzare. Brucia, brucia, come brucia, di mozzicano che ti fa scatenare. Brucia, brucia, come brucia, di mo balcanico che ti fa sudare.